Finisce senza reti il big match del Gran Sasso a Concia tra L'Aquila e Giulianova. Bello il colpo d'occhio sugli spalti. 1500 gli spettatori, di cui 260 arrivati a sostenere i giallorossi ospiti. In casa L'Aquila, Giampaolo sceglie un iniziale 4-4-2 con Acosta e Ranieri in campo insieme dall'inizio. Cerasi invece schiera il suo Giulianova con un 4-2-3-1 che vede Africani punta, con alle spalle il terzetto Buonavoglia Cerasi Sisse. La cronaca si apre al 18esimo con un cambio obbligato in casa Giulianova. Problemi fisici per Di Paolo, al suo posto entra in campo Fermo. Al 32esimo padroni di casa pericolosi, angolo insidioso battuto da D'Ercole direttamente in porta verso il secondo palo. Boccanera ci mette una mano ed evita guai peggiori. Il Giulianova risponde 180 secondi dopo, conclusione di Fermo. Bozzi la tiene senza problemi. Poco prima del duplice fischio, D'Ercole pesca in area Ranieri. Il 9 rossoblù prova la girata. Boccanera prima non è impeccabile, ma poi recupera e blocca. Nella ripresa la gara è molto bloccata e l'unica vera palla gol al 27esimo capita al Giulianova. Punizione di Rinaldi toccata dalla barriera, il più lesto di tutti è il neo entrato Traini che conclude a rete di prima intenzione. Bozzi tiene la gara inchiodata sullo 0-0. Succede poco altro fino al 37esimo, quando il terzino del Giulianova Lenoci, già ammonito, entra in maniera scomposta su Tankulic, si prende un inevitabile secondo giallo e va in anticipo sotto la doccia lasciando in 10 i suoi. L'Aquila però non riesce a capitalizzare la superiorità numerica, il Giulianova si chiude bene senza rischiare nulla e porta a casa un ottimo punto. Al triplice fischio finale, stati d'animo opposti tra i tifosi delle due squadre, giallorossi giuliesi soddisfatti, rossoblù aquilani che invece invitano i loro giocatori a tirare fuori gli attributi. Devo dire che a prescindere che oggi dovevamo vincere, è normale, no? L'ambiente è un po' deluso, però siamo sempre alla 12esima partita di campionato, siamo a 4 punti, bisogna stare calmi, tranquilli, ma bisogna crescere, perché effettivamente non riusciamo a creare. Oggi perlomeno abbiamo creato pochissimo, nonostante che la squadra poi ha giocato, si sono impegnati, non gli posso dire niente, perché non è stata la partita moscia, tra virgolette, è stata una partita tosta, maschia, contro, ripeto, una buona squadra, però ci manca effettivamente la conclusione, dove poi ti fanno vincere le partite. I numeri parlano chiaro, effettivamente nella fase offensiva siamo parecchio indietro, perché una squadra che complessivamente ha fatto 17 gol e si trova adesso, penso, a 4 punti dalla prima, tra virgolette, non dico che dobbiamo essere contenti, però ci manca proprio lì la fase conclusiva. Purtroppo, se poi non riesci a concretizzare, non riesci a creare una punizione, un calcio d'angolo, anche perché siamo anche strutturati, non riusciamo proprio a fare gol in altre maniere, è normale che poi diventa tutto molto più difficile. Andiamo avanti, bisogna lavorare. È ovvio che qui bisogna stare, non dico tranquilli, però bisogna avere pazienza, perché il problema lo sappiamo la società, però andiamo avanti, perché il campionato è ancora lungo. Oggi la squadra si è impegnata, io non ho visto un giocatore che non si è impegnato, poi è normale che la qualità, la giocata importante ti fa fare il salto di qualità, ti fa vincere. In questo momento non abbiamo quel giocatore, oppure tutta la squadra, che riesce a risolvere la partita, ripeto, con un calcio d'angolo, con una punizione, perché le partite si vincono anche così. I ragazzi ci hanno provato, però effettivamente un po' di limiti ce li abbiamo, e questo è lampante. Dobbiamo andare avanti e lavorare, perché adesso siamo questi, voglio dire, di conseguenza non ci dobbiamo piangere addosso assolutamente, sperando appunto che ci possa stare un cambio di passo, soprattutto lì nella fase offensiva. Oggi voglio fare i complimenti a Giulianova, perché è stata l'unica squadra che veramente ci ha messo sotto, e veramente a fargli i complimenti. È un esempio che l'eccellenza non è che serve solo i soldi per vincere, con tanti giovani ci hanno messo veramente in difficoltà. Il problema, penso, che dispiace sentire i tifosi, perché alla fine siamo tifosi, io rappresento i tifosi, che è stata
tra virgolette, sentire che il mister ha preso insomma delle parole, il mister pensa al momento non c'entra niente, che è anche un po' di sfortuna, ci sono tante cose che non funzionano, che io penso che più presto possibile vengano risolti. Noi siamo venuti qua con tra virgolette pure la tranquillità del contesto, cioè nel senso che non siamo venuti qua a difenderci, ma bensì a cercare di fare qualcosa, di fare la partita, di giocarcela. E quindi pure dopo l'espulsione non ho voluto rinunciare a un vertice che magari poteva loro ancora di più schiacciarci, invece ho preferito lasciare il 3 davanti che mi dava un pochettino delle soluzioni pure sulle ripartenze, anche se stavamo in 10, però ho pensato questo. Noi siamo ripartiti veramente da niente, facendo un progetto veramente, senza che lo ripetiamo, giovane, con una società stupenda che ha avuto questa idea e questa pazienza di poterlo fare, in una piazza come Giulianova, che penso che ognuno sa che cosa vale calcisticamente, e spostare in eccellenza questo tipo di tifo, di persone che seguono con entusiasmo una squadra giovane, però che vuole fare calcio. Quindi la cosa che mi dà orgoglio è che vengono con piacere, a prescindere da tutto, vengono allo stadio con piacere, perché questa squadra gioca per creare qualcosa, per fare qualcosa di bello in questa categoria. Devo dire pure una cosa che non capita sempre, ma non per ruffianismo, perché non è quello, ve lo dico perché non è. Gli applausi dei tifosi dell'Aquila non capita in tutti gli stadi, quando siamo usciti ci hanno applaudito, e questa cosa ci ha resi veramente pure contenti di questo, insomma è una parte dello sport che è importante.